Buonasera a tutti da Casa Castellano. Siamo negli ultimi minuti della semifinale di Coppa Italia Milan-Lazio. Mancano circa 4 minuti più recupero, calcio d'angolo per il Milan che attacca disperatamente. Correa la decide per il momento e quindi sfuma per il momento l'ultimo, cioè anzi penultimo obiettivo del Milan di quest'anno, che a poi non rimarrà altro che in effetti il piazzamento champion se riesce. Volevo un commento da parte di Gianluca a questi minuti finali. Allora c'era qualcuno che non molto tempo fa mi diceva: anche quest'anno alzate un trofeo l'anno prossimo. E beh, chi la fa l'aspetti? Mi dispiace, non è che stiamo gufando. Il Milan purtroppo è una squadraccia peggiore dell'Inter, mettiamola in questo modo qua, perché in effetti il calcio è anche strano. Se adesso sta facendo una figuraccia in Milan, che sta sulle gambe, che non riesce a fare un'azione pericolosa contro una Lazio che è reduce da una sconfitta interna col Chievo, non so con chi deve giocare. Poi c'è anche il signor Criscuolo qua, che a cui vorremmo un commento. Ne penso questo Milan? Sono a favore della Lazio logicamente. Ma come mai questo Milan che non riesce quest'anno? C'è da cambiare proprio tutta la mentalità là, come si evince dal gioco. Purtroppo è così. Il buon Gattuso, hai voglia di dire, di dichiarare alla stampa che aspettava questa sera con la bava alla bocca e pretendeva dai suoi giocatori chissà quale impegno, chissà con la sciabola alla mano, invece papà, non si è visto. Una canzoncina. Aspetta, allora vediamo la canzoncina. Quale canzoncina? Fammi sentire. Vola, vola. Allora ti ingola. Vola. Vola. La la la. Immobile stava segnando il secondo. Tu non sarai più sola. Mai sola, mai. Sola. Un'aquila nel cielo. Vola. Vola. Un'aquila nel cielo. ci sta lo sfottò, ci sta, amici miei. Ci sta, perché in casa a fare una partita squallida come questa è una figuraccia. Dispiace per i 70.000 spettatori accorsi questa sera a San Siro a vedere uno spettacolo indecente, soprattutto dalla parte del Milan, perché la Lazio è andata vicino al gol per ben 4-5 volte almeno, se non di più. E mi dispiace, lo 0-0 della partita di andata, io l'ho detto, era un risultato difficile, perché qualora anche il Milan avesse trovato il gol, non si sa come, non si sarebbe messo in posizione di sicurezza. Perché? Perché bastava un gol, e questo gol adesso l'ha fatta la Lazio. Quindi il Milan credo che ormai matematicamente è finita, vedete? Ci sono altri 2 minuti di recupero, palla alla Lazio, e quindi possiamo anche concludere questo video, perché la partita non ha nulla più da esprimere, e quindi i milanisti piagnoni tornano a casa
con le pive nel sacco, come si dice, e la Lazio va in finale. Adesso domani sapremo se con l'Atalanta, probabilmente con l'Atalanta o con la Fiorentina. Allora un saluto ai milanisti. Forza. Un saluto. Complimenti, grande Lazio. Gemellaggio. Gemellaggio, sì, perché sono anche un po', diciamo, dei lontani parenti, non dimentichiamo. Non dimentichiamo questo. Vediamo in diretta l'ultima azione. Chi è questo? Giallo. Allora facciamo un po' di telecronica, dai. Badel. Lucas Leiva. Ancora Badel, si cincischia a centrocampo, il Milan tenta un'ultima ripartenza. Suso Bagayoko che spalacchia fuori. Non ne posso più. Buonanotte a tutti, la Lazio in finale. Ciao.